C'eravamo tanto amati per un anno e forse più. C'eravamo poi lasciati, non ricordo come fu. Ma una sera ci incontrammo per fatal combinazione, perché insieme riparammo per la pioggia in un corso. Elegante nel suo velo, con un bianco cappellino. Ah, per noi non ci sono 10 secondi. Io vorrei che lei leggesse il documento che ha infiammato l'elettorato Ananini. Se noi qui siamo così numerosi è perché c'è stato un documento interessante, per il quale io penso che dovremmo anche ringraziare Angelo Salvi, se riesce Angelo Salvi a supportarlo con delle prove precise. Allora, se lo vuole leggere lei, noi diamo diamo un contributo al dibattito. Così uccide il dibattito, scusa. Se ha una domanda da fare, cioè altrimenti. No, allora, ecco, voglio dire subito, così costretti come siamo. Io ho un dibattito, un confronto personale con l'altro interessante. No, Dario Salvi, io non posso. Non era questa la sede per discutere queste cose. Non posso accogliere la sua richiesta perché siamo in regime di par condicio, quindi o riproponiamo un incontro a 8 o altrimenti allora, non può parlare. Altrimenti le scritte sulla distanza. Sulla distanza. Allora, la domanda. Il candidato Angelo Salvi ha lanciato una accusa che può diventare infamia, che può diventare calunnia se non è supportata. Se è supportata, Angelo Salvi dà un contributo all'elettorato per una scelta, come dire, meditata. Angelo Salvi ha accusato il nostro Bassetti. Ho sentito questo, la prego di se deve fare una domanda al faccio. Ma io, siccome Angelo Salvi, no scusi, Angelo Salvi dice chiedo di fare un dibattito a due, ma la gente qui è venuta per sentire oggi quali sono le sue ragioni dell'accusa, non in un altro dibattito, è qui che deve avvenire, perché stiamo parlando della polveriera. Siccome gli ha imputato solo la terza guerra mondiale, non gli ha imputato, che lì dovrebbe esserci una discarica, allora, una seconda malagrotta. Volevo richiamare la vostra attenzione sul fatto che questa è una fase finale del dibattito, abbiamo ampiamente parlato dell'argomento. No, ma no, scusi. Se poi ci saranno altre occasioni, non lo so, io sono interessato a concludere questo dibattito con tre domande del pubblico. Se lei ha una domanda da fare, la faccio. Sì, allora, la domanda. Sì, avanti. Allora, Angelo Salvi, per piacere, io lo invito a documentare in maniera inoppugnabile le accuse che ha fatto al candidato tenente colonnello Bassetta. Bene, grazie. Se non fa questo, allora ha fatto calunnia e ha attribuito un'infamia. Io voglio che sia documentato inoppugnabilmente. Grazie. Io evidentemente tu hai fatto sì 4 anni di università e ti sei laureato in giurisprudenza, ma di diritto non ne capisci niente. Se si può, non ne capisci niente, perché si può sedere per lui. Allora, se tu vorrai venire domani alle 5, sei ignorante! Se tu vorrai venire domani alle 5 al comitato, ti farò sapere. Io però così no, abbiate pazienza, ti farò sapere. Dai, io sappi, la prego. Siamo venuti per questo. Vediamo adesso. Vediamo se ci sono due domande, però domande vere, non...
domande secche e tema sul tema. La domanda è soltanto al candidato. Sapete perché adesso le pensioni mi hanno tolto il microfono. Anche a me è capitato prima.